Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo Acquisti Manga, il primo di ottobre. Ritornano i video acquisti manga, erano stati messi, possiamo dire, in pausa. Sapete che sono stato in Giappone, quindi non potevo registrare in questo ottobre video acquisti manga settimanale. Infatti oggi andremo a recuperare il tutto. Abbiamo infatti non uno, non due, ma ben tre pacchi di manga yo da andare a vedere assieme. Vi ricordo sempre che utilizzando il mio codice sconto STEB riceverete il 5% di sconto in fase d'acquisto e ringrazio ancora una volta tutti quelli che mi supportano costantemente. Abbiamo nei pacchi di manga yo le nuove uscite delle ultime tre settimane circa, abbiamo anche quelle nuovissime della settimana, andremo a recuperare tutto per ogni casa editrice. Vi ricordo inoltre che questa settimana è uscito il mio video acquisti sul Giappone, quindi per chi se lo fosse perso consiglio di guardarlo. Vi lascio comunque le schede qui in alto, è un video a cui tengo veramente tantissimo. Partiamo da J-pop e iniziamo con delle nuovissime uscite e partiamo con un manga shoujo. Vi sto parlando di Lei e il suo cane da guardia, nuova uscita molto attesa. All'interno di questo primo volume c'è anche la cartolina proprio del manga di Atsuharu. Manga shoujo iniziato nel 2018 è arrivato a 9 volumi. Che cosa ne penso di questo primo? Mi ha intrattenuto, mi ha fatto divertire, scorrevole nella narrazione e anche non troppo impegnativo. Anche l'incipit di base non è per niente male. Troviamo infatti la Yakuza coinvolta con la nostra protagonista femminile e il nostro protagonista maschile. Il manga, almeno per questo primo volume, inserisce degli elementi che poi possono essere approfonditi nei prossimi, ha delle gag che sono ben costruite. La personalità dei personaggi, devo ammettere che non mi ha propriamente colpito, abbiamo visto comunque molti personaggi così. Prevedo nei prossimi volumi fraintendimenti e continui tira e molla tra i due protagonisti. Buono lo stile di Atsuharu, come riesce a concentrarsi sulle espressioni facciali, uno stile che è puramente digitale, si concentra bene sui volti, spesso lo trovo un po' impreciso e vuoto, diciamo non molto dinamico. Questo non toglie che siano dei buonissimi disegni comunque digitale. Aspetto ora i prossimi volumi, sono sicuro che sarà una serie che saprà coinvolgere il pubblico. Andiamo avanti con un'altra nuova uscita di J-pop, vi sto parlando di Akane Banashi, un manga shonen questa volta che era molto atteso, incentrato sul Rakugo. Con questa prima tiratura all'interno viene proposto anche il Rakugo set, dove si può proprio ricreare il set del Rakugo con la nostra protagonista Akane. Ve ne avevo già parlato diverse volte, è un manga che io seguivo su Manga Plus, una nuova uscita che può anche servire per andare a scoprire qualcosa di più tradizionale giapponese, come appunto lo stesso Rakugo. Non è il miglior manga incentrato sul Rakugo, questo può essere un pretesto per portare in futuro Showa Genroku di Haruko Kumota, che a mio parere è il migliore e vero manga sul Rakugo. Comunque Akane Banashi rimane una lettura diversa e accattivante, riesce bene a esprimere il Rakugo proprio con le espressioni, molto importanti per questo genere teatrale giapponese, ed è comunque un manga che sta riscuotendo grande successo in Giappone. Vediamo come andrà qui in Italia. L'edizione di J-pop è anche ben curata, ci propone delle pagine a colori ad inizio volume, quelle che sono state proposte anche per edizione giapponese. In totale sono circa 5 pagine. Fatemi sapere voi se avete preso questo primo volume e che cosa ne pensate. Andiamo avanti sempre con J-pop, dove abbiamo il volume 3 di L'estate in cui Hikaru è morto. Siamo attualmente in pari con il Giappone, un manga arrivato proprio a 3 volumi, è ancora in corso dal 2021, i primi 2 volumi erano stati davvero ottimi. Questo volume a mio parere è una conferma, soprattutto per i vari elementi che ci va ad introdurre, delle scene molto significative, molto impattanti, sempre queste tinte horror inquietanti. Il manga ha quella dose di mistero che deve assolutamente essere svelata nei prossimi volumi. Per ora la costruzione della storia è buonissima. Ho apprezzato davvero tanto in questo terzo volume tutto il discorso relativo all'anima e proprio come viene concepita dal Hikaru stesso, non vi farò altri spoiler. Però è una serie che resta uno standard qualitativo molto alto, soprattutto con dei meravigliosi disegni sempre ben fatti e con un'alta dose di dettaglio. Andiamo avanti con il 19° volume di Hanako-kun, che non usciva da un bel po' di tempo. In Giappone è uscito anche il 20° volume e speriamo che esca presto anche qui in Italia. Volume 19 che conclude una saga molto importante, non posso parlarvene nel dettaglio, sarebbe davvero tanto spoiler per chi ancora non l'avesse letto. Comunque ci sono delle rivelazioni inaspettate, ci sono dei plot twist anche molto interessanti che aprono la strada a quella che può essere la parte finale di Hanako. Anche i disegni di Aida Hiro sono in continua evoluzione, diventano a mio parere sempre più dettagliati ogni volume che passa. Un bellissimo paneling soprattutto per come utilizza i vari effetti, passando magari in alcune tavole dai motivi floreali a quelli invece più inquietanti e macchi.
Cabrini. E continuiamo con tre volumi di J-pop che purtroppo non sono riuscito a leggere questa settimana. Essendo tornato da poco dal Giappone mi era praticamente impossibile leggere tutto. Ho cercato comunque di leggere la maggior parte e recupererò subito per questi titoli. Abbiamo volume 18 di Dance Dancer di Georg Asakura, che stavo aspettando moltissimo. Ho già visto alcuni disegni del volume 18 e rimango incantato ogni volta dalla maestria di Georg Asakura. Guardate che livello di dettaglio, mi spiace davvero tanto che Dance Dance Dancer venga così poco seguito in Italia. Una serie che merita molto molto di più. E continuando abbiamo invece un manga shoujo che è Quattro Fratelli Yuzuki con il volume numero 9 e un manga josei che è Ice Guy and Cool Girl con il volume numero 6. I Quattro Fratelli Yuzuki, un perfetto comfort manga, questo sesto volume di Ice Guy and Cool Girl sarà molto importante per me, perché deciderò se continuarlo o stopparlo. A mio parere una serie per ora fatta di alti e bassi. Ed è il momento ora invece di passare a un'altra casa editrice e passiamo a Star Comics. Abbiamo una nuovissima uscita, una nuova edizione. Vi sto parlando del primo volume di Aria di Masterpiece. Come sapete sul canale giovedì è uscito un video relativo a questa nuova edizione. Vi consiglio di guardarlo per chi ancora non l'avesse fatto. Do tutti i miei pareri su questa nuova edizione e i miei pareri sul manga di Aria. Faccio anche all'interno del video una recensione per il fantastico manga di Kosuke Amano che finalmente viene riproposto. Soprattutto, come ho detto nello scorso video, se state cercando un manga che sappia farvi rilassare, Aria può essere perfetto per voi. E restiamo in tema di nuove edizioni che escono ogni due settimane e ogni mese. Abbiamo Dragon Ball, la Ultimate Edition con il volume numero 18 e Kamisama Kiss con la nuova edizione, il volume numero 10. Ultimate Edition di Dragon Ball che sta uscendo più veloce della luce e direi che possiamo andare anche avanti con il prossimo titolo. Il manga di Giulietta Suzuki, Kamisama Kiss, si sta avvicinando alla fine con questa nuova edizione. E lo dico anche in questo video, acquisti manga, serviva assolutamente una nuova edizione per Kamisama Kiss, come ne servirebbe una per tanti altri manga shoujo che stanno un po' cadendo nel dimenticatoio. Speriamo che Lucca sia un buon scenario e che non ci deluda soprattutto con gli annunci. Mi aspetto tanto. E rimaniamo sempre in tema di shoujo manga per Star Comics. Abbiamo due opere di Mika Yamamori. Tsubaki Chou Lonely Planet con il volume numero 12 e In the Clear Moonlit Dusk con il volume numero 6. Mika Yamamori in grandissima forma in entrambi i volumi. Partiamo da Tsubaki Chou Lonely Planet, la sua precedente opera. Questo devo ammettere che è uno dei volumi che mi è piaciuto di più, mi ha fatto anche emozionare, è circa metà volume. Il volume numero 11 ci aveva lasciato con il colpo di scena che stavo aspettando e come il tutto è stato costruito in questo volume. È stato molto emozionante e toccante, forse proprio all'inizio del volume un po' irreale per come viene costruita la storia, ma proprio ripensandoci è così che si sarebbe comportato il nostro protagonista. Non vi faccio ulteriori spoiler per chi non l'avesse letto, dico solo che Akatsuki è un personaggio scritto davvero in grandissimo modo. Forse il miglior personaggio in assoluto scritto da Mika Yamamori. Il proprio disegno di Tsubaki Chou Lonely Planet, soprattutto in questi ultimi volumi, credo che sia l'apice dell'autrice. Un disegno dinamico, un disegno dettagliato, bellissime le espressioni facciali, utilizzo dei retini, inseriti sempre al punto giusto, c'è una cura, un'attenzione verso il disegno che apprezzo tantissimo. È anche bello vedere a fine del volume il piccolo racconto di Mika Yamamori che va in Germania per una fiera del fumetto, sperando che nei prossimi anni possa essere invitata qui in Italia anche da Star Comics. Noi l'aspettiamo. Tsubaki comunque ha avuto solamente una piccola incertezza in un volume, ma per il resto rimane una serie fantastica. Bravissima la Yamamori, che si riconferma anche in The Clear Moonlit Dusk. Si vede che qui è ancora di più migliorata anche nel costruire le espressioni. Ci sta anche come evoluzione dell'autrice. Sicuramente ora è uno stile di disegno che è molto più pulito e totalmente digitale. Sono in pari con tutti i capitoli in Giappone, una serie che continua a intrattenermi molto. E passiamo a un altro shoujo manga, al volume numero 2 di The King's Beast di Rei Toma. Una serie che ancora a mio parere non riesce a decollare e non riesce a convincermi del tutto. Se troviamo dei disegni che sono davvero ben realizzati, Rei Toma è sempre stata molto brava a disegnare, ce l'aveva già confermato con Dawn of the Arcana di Flashbook. Vi ricordo che questo manga è sempre un fantasy ambientato nel mondo di Dawn of the Arcana. Non so se dovrei prendere il manga come un dramma d'amore o come un manga proprio incentrato sulla politica. Sul secondo aspetto, i personaggi risultano abbastanza passivi. I personaggi principali non riescono a catturare il mio interesse verso questo lato e manca proprio quella che è la piena struttura politica che in realtà vuole essere data al mondo. È comunque secondo me un volume migliore rispetto al primo. Abbiamo anche Rengetsu che fa amicizie e anche un buon utilizzo dei flashback per spiegarci degli avvenimenti
momenti più bui. Sembra che la serie voglia spiegare un qualcosa di più e spero che lo faccia con i prossimi volumi. Andiamo avanti con altri due volumi di serie che ho già finito di leggere in pari con il Giappone, che sono Dr. Stone con il volume 25 e Kaguya-sama Love is War con il volume numero 21, e un volume di Star Comics che non sono riuscito a leggere, che è il volume 17 di Record of Ragnarok. In questo volume inizierà un nuovissimo scontro, sono curioso di leggerlo, vediamo cosa riserverà. Ora invece è il momento di passare a Planet Manga e si conclude la ristampa di Happy di Naoki Urasawa con il volume 11, il 12, il 13, il 14 e il 15. Planet Manga ha fatto uscire questa ristampa molto velocemente, adesso che ho tutti i volumi finalmente posso anch'io leggere Happy e vi darò anche il mio parere. Prepariamoci perché in questo ottobre e all'inizio di novembre Planet Manga si scatenerà con Urasawa e sarà anche presente ovviamente a Lucca Comics. E per Planet Manga ancora abbiamo volume numero 15 di Ma che sfacciato Naimaiki Zakari. Mancano 8 volumi alla sua conclusione, come sapete è un manga che attualmente ho in pausa nella lettura, anche per questo comunque credo di andare avanti una volta che saranno usciti alla fine tutti i volumi. Passiamo ora alla casa editrice Toshokan, abbiamo due manga. Il primo è il volume autoconclusivo Giornate tranquille, che stavo aspettando un bel po', un volume fatto prettamente di storie slice of life, storie proprio tranquille che possono darti rilassatezza e possono comunque ricordarti vari avvenimenti che sono successi anche nella vita. Sono tutte piccole storie, nessuna di queste è impegnativa, non c'è all'interno dramma, ma solamente slice of life, ma lo slice of life più puro e gentile che ci possa essere. Un volume unico molto carino, perfetto per staccare la spina. Sempre per Toshokan abbiamo il volume numero 2 dei Difensori del Confine, serie che si conclude, miniserie che si conclude con questo secondo volume. Ho aspettato appunto di averli entrambi per leggerla tutta e vi farò sapere. Comunque copertine di questo manga molto particolari, guardate le tinte della copertina del secondo volume. Ho buonissime aspettative anche perché il manga presenta uno stile di disegno abbastanza tipico. E passiamo invece ora a Magic Press, dove abbiamo solamente un volume. Abbiamo il volume numero 15 di Adekan, manga estremamente sottovalutato dell'autrice Tsukijinao. A mio parere Adekan è uno dei migliori manga degli ultimi anni e comunque uno dei migliori manga in corso qui in Italia per il grandissimo stile di disegno dell'autrice, diverso da ogni stile di disegno attuale. Questi disegni parlano da sé, dose di dettaglio veramente alta, e poi è un manga che al suo interno ha tutto, ha combattimenti, ha dramma, ha sentimento, ha parti oscure, macabre, adrenaliniche, tutto e di più. Mi spiace che lo seguano davvero in pochi, questo è un manga shoujo che vale davvero la pena di essere letto, soprattutto tra quelli in corso qui in Italia. E concludiamo questo video acquisti manga con Dinit. Abbiamo 3 opere da andare a vedere assieme e 2 di queste sono della collana Showcase. Iniziamo però dalla prima, è un cofanetto che stavo anche questo aspettando tanto. Vi sto parlando di una nuova uscita, Flow di Yuki Urushibara, completo in 3 volumi, miniserie, dalla stessa autrice di Mushishi e Underwater. Quindi aspettative che sono davvero molto molto alte, soprattutto per Mushishi, che è uno dei miei manga seinen preferiti. I disegni sono i classici dell'autrice, tratto molto riconoscibile e molto personale, soprattutto come utilizza la retinatura nei suoi manga anche per esprimere le parti che sono più inquietanti, quelle che si fanno più pesanti, proprio come accade nello stesso Mushishi e come credo che accada anche in Flow. Abbiamo infatti lo stesso tipo di impostazione, sono molto contento che venga riutilizzata. Questa vi ricordo che è l'ultima opera scritta dall'autrice, che arriva parecchi anni dopo Mushishi, scritto nel 99. Questa invece è scritta da 2018 e il 2020. Ve l'avevo già consigliato in altri video, abbiamo una sorta di flusso dei fenomeni chiamati flow che avvengono appunto all'interno dell'opera, che andranno a coinvolgere i nostri due protagonisti principali e un gatto. Vediamo come si andrà ad evolvere, si prospetta una serie molto misteriosa. Per la collana Showcase abbiamo 2 opere che vado a presentarvi. Una era già uscita qui in Italia, mentre una è nuovissima. Iniziamo da quella già uscita, una delle poche che mi mancava per lo shoujo e il josei della Showcase, portate da Dinit. Abbiamo Love My Life di Ebine Yamaji, un manga pubblicato sulla rivista Josei Feel Young, che mi ispirava proprio per il suo stile di disegno molto essenziale, minimalista, pochissimi sfondi, senza nessun tipo di retinatura, sicuramente uno stile molto personale. L'ho preso anche per le tematiche che andrà ad affrontare all'interno del volume, ho delle buonissime aspettative e spero che vengano ripagati. Farò subito sapere il mio parere appena lo leggerò. Sappiamo che la collana Showcase di Dinit per lo shoujo e il josei ci sforna sempre delle piccole perle. E per concludere questo video acquisti manga abbiamo l'ultima nuova uscita e un altro manga della collana Showcase. Vi sto parlando di Gold Kingdom and Water Kingdom, uno dei titoli che stavo più aspettando di questa
questa ultima parte del 2023. Ritorna quindi un nuovo manga per Dinit della collana Showcase, e devo ammettere che questa collana, anche se le opere vengono proposte ad un prezzo che è alto, anche in questo caso 24,90€, è ogni volta la sua ricercatezza a colpirmi, portare qualcosa di diverso, qualcosa più di nicchia, la cura anche che viene messa per la Showcase nello Shoujo e nel Josei. Sono stati pubblicati per questa collana dei grandissimi titoli. Questo è un manga scritto da Nao Iwamoto, è un Josei, scritto dal 2014 e il 2016, è la prima opera ad arrivare qui in Italia dell'autrice, che in Giappone comunque ha già riscosso un grande successo, tant'è che le sue opere sono già acclamate dalla critica. È un'autrice con uno stile di disegno davvero particolarissimo, soprattutto le splash page che ci presenta ultra dettagliate, uno stile che mi ha ricordato anche a tratti quello di Akiko Higashimura, anche per le espressioni, ma proprio la composizione delle tavole è a mio parere una meraviglia. Ho già letto questo volume, l'ho trovato davvero interessantissimo, ve ne riparlerò meglio anche in futuro. Stiamo parlando di una storia tra regni che sono sempre stati in conflitto tra di loro, chiamati Regno A e Regno B. Avrei preferito anche che fosse più lungo, perché si poteva spiegare magari meglio qualche cosa, però l'autrice è riuscita a concentrarsi molto bene nella sceneggiatura, nelle circa 300 pagine a disposizione. Analizza proprio la faida tra i regni con quello che dovrebbe essere un matrimonio combinato, due protagonisti estremamente gentili che vogliono fare del bene, vogliono far cambiare le cose. Gli viene data entrambi una buonissima caratterizzazione che riesce a farti empatizzare con loro. Un titolo che mi ha stupito soprattutto per il suo stile di disegno, a tratti davvero incantevole. Un manga che può entrare davvero nella mia top 10 finale del 2023. Contentissimo che sia ripresa la collana Showcase e che ci abbia portato un altro titolo di questa qualità. Quindi siamo arrivati alla fine di questo video acquisti manga, io spero che vi sia piaciuto, lasciate come sempre un mi piace, fatemi sapere anche nei commenti i vostri acquisti, lasciate un commento e per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video!